Oh, and I'm about to email you a link for the exchange. You can put in some trades of your own. I'm trying to stay off the day trading. But maybe I'll take a look. Perché mi ha messo in prima persona? Ok. Trace, I'm sorry. Mi dispiace. You ruined my life. I've given you everything, babe. If you've seen how your mother and I got brought up. You calling me to bore me? I called to apologize. Well, you've done that. Goodbye. Love you, Angel. Sì. Vabbè. Vediamo un po' se c'è qualcun altro. No, non voglio incontrarla. Dave. Non so chi sia. No. No. Sì. Cioè, praticamente io posso incontrarmi con i veri personaggi e farci qualcosa. T-Unit, sup? Just checking in. Hey, I know I've been kind of busy lately, but I wanted to see if you were okay. I'm terrible. The common routine of having a cranky alcoholic slumped in front of the TV or passed out on a sun lounger is completely evaporated. I don't even know what to do with myself. Haha, very funny. I'm not saying you are, but if you are robbing and probably killing again, ci vuole dare uguale alla macchina? Not get shot or arrested in the house, it'd be really embarrassing. Well, maybe if you were working, I wouldn't have to. Oh, grande, uno qui vicino, voglio cambiarmi per bene. Voglio vestirmi da figone. Qui io posso incontrare tutti i personaggi, questa è una cosa bella. Chissà se posso incontrare più personaggi contemporaneamente. Per esempio, se io volessi farmi incontrare Trevor, Franklin, tutti insieme. Ah, se non urto la polizia non succede niente. Questo si sa e si sa pa. Si sa pa. Non so parlare. Sì, so come funziona per la modifica dei veicoli. Oh, questo è un negozio per riconi, non abbiamo neanche un soldo. Mamma mia, Michael! Abbigliamento sportivo. Le maglie. Che schifezza, Michael. Ah, è il tuo colore, mi dice pure. Ah, questi sono quelli eleganti. Ok. Scarpe. Ma non me ne queste, sinceramente. Per l'abbigliamento sportivo non mi interessa l'abbigliamento sportivo. Io qui niente. I completi li avevo già visti. Ma qua ci sono cose eleganti? Le giacche? Mamma mia, che figo questo. No, però mi piace di più. A me costa bene questo. Completi, camicie, ecco, camicie. Mamma mia, Michael, sei un figo, eh. Altro? No, niente. Bene, sono figo e basta. Allora, io potrei anche chiudere qui, ma non lo farò perché io sono Michael. E intanto Bofrost, take me a selfie. Selfie totalmente a caso. È felice Michael. Oh, che carino. No, sei serio? Muori. Muori. Ok, basta. Mi domando se ci sono i cappelli. Sul mercato azionario. Ma chi vuole muoversi sul mercato azionario? Solo tu vuoi muoverti. Allora, mi serve, voglio trovare i cappelli. I cappelli ci sono. Vediamo sto abbigliamento sportivo, fa schifo. I cappelli voglio. Forse di qua. Qua che non è mai servito a niente, secondo me. Vestiti da casa. Mamma mia, che schifezza. Bella Michael.
Dai, i cappelli, ci saranno pure i cappelli. Giacche, completi, camicie. Qui niente. Did you find your size? Qui niente. Qui niente. Mi tocca andare a un altro negozio, mi sa. Questo episodio sarà dedicato a trovare un cappello adatto per Michael. Almeno facciamo sempre solo missioni, non possiamo fare sempre solo missioni. Un po' di cazzeggio ci sta. Per esempio, voglio andare a vedere il dirigibile. Un giorno voglio provare. Cos'era? Mi segnalava un giocatore. Mi sa che è una cosa secondaria. Vuoi vedere che è matti e folli? Ah no, è un amico totalmente a caso. Vabbè, non mi interessa sinceramente. Anzi, lo uccido malamente se voglio. Mamma mia. Sbaglio sui giornali, c'ero anch'io. No, mi sono incastrato. Ma no, mi piaceva così tanto l'auto. Mi sono completamente bagnato. No, stai scherzando, il getto mi fa del male. Ma che schifo che sono tutto bagnato. Dimmi che almeno sono vicino. Neanche un po'. Cioè, in realtà sì, però ci voglio andare a piedi. Ecco. Ora mi devi chiedere scusa. E per chiedermi scusa mi presti l'auto? C'è il mio sangue sul paraurti. Che bello. È bellissimo il mio sangue. Qualcuno vuole del sangue? Vendo sangue. Congelo il mio sangue e poi me lo inietto per dopparmi mentre faccio le rapine. Autotrasfusione per le rapine. No, un altro di quegli eleganti. Dimmi che almeno questo ha i cappelli. Identico. Identi. Ma porca vacca, c'è un Suburban. Oh, questo Suburban. Questo è poi is bones, non so cosa sono sons. Capito? Tanto guardo che ora. Ai voglio, ancora mezz'ora per registrare. Mamma mia. Due video posso fare. Dipende da quanto sono per quel. Chi cavolo mi chiama a quest'ora? Yeah, who's this? It's Ricky from Life Invader. I know you're the bro who deactivated Jay, bro. Oh, I have no idea what you're talking about, pal. What you do's your business, bro. Anyway. Jay really got a big head once people started calling him a god. Guess you proved he wasn't one. They reintegrated my team in Burundi after the design got signed. Ricky Lucas. Praticamente io ho interrotto la telefonata e sono saltato alla fine, semplicemente saltando. Meglio. Allora. How did the interview go? What? Oh, yeah. No, sei serio? I don't think my air guitar was good enough. It must be awful having to beg for an entry level job at your age. I'd say you could get a job here, but they literally don't employ anyone over 25 and nobody overweight. It makes me so sad and depressed for my own future. Do you have kids? I got a son and a daughter. Not that much younger than you. It's them it's the hardest on. Our generation was promised so much. Right. I don't know why I even bother. I barely make enough to buy weed, let alone pay rent. Senti, mi dai il tuo numero. Mi stai diventando simpatica, cioè. Allora, vediamo. Mamma mia, che figata. Ok. Capelli. Come si prendono i capelli? Giacche.
E dai. Camicie. Saranno diverse? Sì, sono diverse. Non mi squillare, telefono. Sto registrando. Mamma, queste sono da zio Ben di Ben 10. Mamma mia, che schifo quelle felpe. No, stupido telefono, non hai capito niente dalla vita. Io sono Amaro Lucano, sapore vero. Vabbè, lasciate stare quello che dico, che sono senza senso. Vediamo qui. Camice. Quei gilet che fanno schifo. Pantaloni. Pantaloncini. Cioè, ma io devo sempre fermare le registrazioni per gli altri, io non so. Eh sì, buongiorno. Gli occhiali. Ma perché è felice ogni tanto? Non si sa. Vanno bene questi. Io volevo i cappelli. Io questa me la compro. No, non ho abbastanza soldi. Camice. Non mi dice cos'è. Non mi dice niente. Qui non c'è niente, immagino. Infatti. I jeans. Allora, io direi che mi faccio un attimo un po' di soldi. Easy easy, lemon squeeze. Alt, missione per Franklin. Ho già visto sulla mappa che c'è una nuova missione per Franklin. E andrò a farla dopo, tranquilli. Ok. Vabbè, volevo rubare a un barbone, non credo di poterlo fare. Amica mia, io so che non devo farlo, ma devo rapinarti. Hai detto che non mi prendevano al colloquio. No, mi dispiace averla uccisa, mi era simpatica. Spero che poi rinasca. Ah, questo è il trucco per rapinare i negozi comunque, ragazzi. Ok, e questa è andata. Ora si scappa. Allora, devo riuscire a sopravvivere. Se non sopravvivo mi levano soldi. Se mi levano soldi non posso comprarmi la giacca che strafiga. Grande Michael. No, tre. Mo chiamano le di... Mo chiamano l'elicottero. No, mi sono fregato da solo. Mi sono... Lo so che mi farete fuori. Ah, è vero, io c'ho abilità. Grande Michael, sei un figo. Non te l'ho mai detto. No, no, in realtà sì. Ok, devo riprendere la barretta e poi sparare l'elicottero. No, dai, non investi. Sono quasi morto. Adesso muoio, adesso muoio. No! Mamma mia, come mi hanno fatto fuori. Povero Michael. Con la mano così. Dai, siete cattivi. Io volevo comprarmi la giacchetta strafiga. Adesso mi avranno tolto tutti i soldi perché sono morto. Ah no, 20, 25 dollari. Dov'è Suburban? Via, subito, subito, subito. Auto, auto, auto. Auto, palezzati, palezzati. Lo sapevo che l'avresti fatto. Qui sugli autobus lo fanno. Ma cavolo, mi... Non ho fatto niente. Cosa mi...